vedere che sta grande. Tanto ve l'ho potuto far vedere perché da oggi sono appena uscito. Cioè, appena un cazzo, però. Appena un corno, sono passati diversi minuti. Salve a tutti, puntata di Onorato. C'ho ancora la mascherina perché sto andando comunque tra poco in un posto pubblico. Passo però per di qua, così almeno forse rottura di coglioni. Un po' più, diciamo, meno battuto dai turisti questa zona. Dicevo, salve a tutti, puntata di Onorato. Oggi che giorno abbiamo? Sì, ho detto giugno l'altra volta, forse non ho detto nemmeno il giorno. Ah no, ieri, primo luglio l'avevo detto. Vabbè, oggi comunque il 2 è venerdì. Bene, Miso, guardalo, vedete, Miso. Bene, ecco. Io ho fatto vedere il Miso, ma voi dovete iscrivervi al canale, per cui cliccate sul pulsante qua sotto, attivate la campanellina, poi sotto in descrizione troverete il link dove seguirmi ovunque in ogni dove. Bene. E passiamo per qui, sì, passiamo per qui. E niente, quindi oggi esco qua, non vado verso Piazzale Roma subito, passo per un altro punto, non mi ricordo se qui si usciva, sì, qui si esce dal campo. E niente, quindi così. In realtà non è che abbia tantissimo da dirvi, se no vabbè, più o meno quello che ho accennato ieri, cioè, vabbè, diciamo che all'interno del politico che in questo momento, e qua siamo nel campo Santa Margherita, che come potete sentire più che vedere, questo diciamo che è uno dei campi più grossi forse. Ah, ma qual è con la musica? Questo non l'avevo visto. Ah, non a saperci. Non ci ho fatto mai caso quanto che c'era proprio qua dietro. Sarà un nanoscopico però. Perché, vabbè. Dunque, come vedete, diciamo che mi prende un po' la vita dei vari. Credo che non ho capito bene se c'è questa sera o oppure, ma credo più sia stasera o in questo momento, ci dovrebbe essere la partita, di cui non me ne può fregare di meno, ma non perché per anti, io questo infatti non capisco, è un'altra cosa dei cosiddetti sovrancazzari, perché questo io li ritengo, non capisco perché. Cioè, l'essere patriottico, amante della propria nazione, nazionalista, chiamate come volete, debba, diciamo, implicare nell'essere religioso e soprattutto di una religione. Bisogna essere per forza credenti in una religione specifica e magari girare a sinistra e
e niente, e adesso noi siamo amanti del gioco, dello sport, del gioco, anzi, lo diciamo cose, del gioco calcio. Non capisco perché. Quindi, se tu non guardi la nazionale degli inutilmente milionari, sei un antipatriottico, no? Beh, io quella serie magari non posso non votare, sì, votare, vabbè, posso non tifare contro, ma almeno sto lì che mi guardo, chi se ne frega. Cioè, ma quando c'è la partita che sono gli europei di pallacanestro, i mondiali di pallacanestro, ma non mi pare che la partita sia trasmessa in mondovisione, in tutte in contemporanea, su tutte le trasmissioni possibili, tutti i canali, ecco, possibili, e tutti tornano a casa, torniamo a casa perché oggi devo vedere assolutamente la partita di Italia di pallacanestro, di pallavolo, o di pallanuoto, o di non so che. Non frega un cazzo a nessuno se non a chi è appassionato di questo sport. Ecco. Allora quindi abbiamo praticamente i sovrancazzari, immagino che non perderanno nemmeno una partita di nemmeno un una, sì, nemmeno mezza nazionale possibile, o rappresentanza nazionale di giochi di sport, perché sportive, ecco, perché voglio dire, se tu non sei un convinto sovrancazzaro, perché non ti guardi la partita della nazionale degli inutilmente milionari, allora non sei un reale sovranista se non ti guardi tutte le nazionali, tutte le rappresentazioni nazionali dei vari sport esistenti al mondo. Che discorso è? Cioè, quindi insomma la trovo abbastanza, come dire, ridicola sta roba, ecco. È un po' anche il discorso, non mi ricordo se ne ho parlato ieri, del generale Figliuolo, che è andato in quel di Cascia per affidarsi a Santa Rita, anzi, come diceva mio nonno, Santa Rita, che io, mio nonno ovviamente l'unico che purtroppo ci ha lasciato, era diciamo origini palesemente siciliane, e quindi c'aveva la famosa Rita, la famosa R in questo modo più o meno, non riuscirò mai a imitarlo nonostante insomma, non è che ci ha lasciato chissà quanti anni fa, e nonostante, vabbè, stavo per dire una cosa poco piacevole, e nonostante diciamo onorato nasce diciamo alla fine di quasi un decennio di quei viaggi, basta vedere la prima puntata di Onorato, primissima, non di questa serie, ma proprio la prima puntata di Onorato, per capire, insomma, ecco. E
fatto che insomma, ecco, cioè, lui si è dovuto affidare alla ai santi, cioè, veramente, se è il 2021, ma fatela finita. Cioè, ma se credete a queste robe, credete, ma basta, però credete per voi. Perché dovete spettacolarizzare queste robe? Cioè, alla fine diciamo che la religione è una roba intima, no? Perché devi sbandierarla tutta ai 420? È come se io sbandierassi ai 420 il mio essere agnostico, molto più tendente all'ateo, però anzi, come dicono quei gruppi di suore, ateo, più che ateo. E cioè, voglio dire, cioè, come se io tutti i santi giorni dicessi, oh, guardate che non esiste nessuna divinità, svegliatevi. Insomma, non mi pare. Lo faccio tutti i giorni, lo faccio quando si parlano queste robe. E guardate, siamo nel 2021, voglio far presente, insomma, ecco. Voglio dire, cioè, non potete parlare male dei popoli indigeni che credono con i suoi del dio tuono. Mi sembra una bestemmia, lo so. O altri tipi di divinità, diciamo che in realtà sono fenomeni naturali, non potete prendere, diciamo, non potete sfottere loro e poi voi credete in un dio onnipotente, onnipresente, che però diciamo che stento molto a credere alla sua presenza, quantomeno non c'è quello lì della Bibbia, e direi che è un bene, visto che ha fatto sterminare i suoi tra di loro come se fossero cani, insomma, ecco, cioè, mi viene a dire eventualmente per fortuna che non è questo, ecco, se c'è non è questo. E quindi vabbè. Ma io sono maligno, no? Ovviamente, perché dico ste robe, non siete voi che siete coglioni. E vabbè, io sono quasi arrivato sostanzialmente a destinazione e vediamo se avrei niente una roba. Ah, c'era, che male, c'era, so già due volte che metto il piede malissimo oggi, non so come mai. E una cosa iper veloce, ovviamente non so se era tipo anniversario, credo, della morte di quella lì a Cantone, Tiziana, credo se fosse il suo nome, era famosa per famoso video, diciamo, diversamente a luci rosse, anzi il contrario, diversamente per bambini, e quindi per cui insomma è famosa per una certa frase riferita tra parentesi ai video, ecco, cioè, lì è l'ipocrisia delle persone, perché sostanzialmente insomma, cioè, siete ipocriti, perché ecco, andate con queste persone tra parentesi, va benissimo tra parentesi, il ministro lì è diventato ministro, e però ecco, roba vediamo dopo, dai, la prossima puntata.